Ferito, abbattuto, morto, icona di quella battaglia, infinita e impari con la xylella, simbolo di resilienza continua e disperata di un territorio che non si arrende. Il patriarca è lì all'ingresso della masseria agricola a tratturi reali e ci scruta, pur con gli occhi chiusi, pur con le radici estirpate. Un olivo secolare per una vita lunga e un millennio, per non dimenticare la storia dell'olivicoltura pugliese e la storia della famiglia Caliandro a 85 anni dalla fondazione. Da oggi c'è una targa a ricordarlo. Non dimenticare, per dare speranza, futuro a noi, ma anche alle nuove generazioni, e soprattutto per dare il segno tangibile di questa, di quella che è stata la malattia che ha distrutto l'olivicoltura pugliese, abbiamo voluto tenerlo qui e ci mettiamo stasera proprio una targa in ricordo, oggi che ricorrono gli 85 anni di fondazione della nostra azienda agricola Tratturi Reali. Io mi auguro e ci devo credere che ci sia la speranza per trovare le soluzioni al nostro patrimonio, che è l'ulivo. Io sono certo che passeranno un po' di anni, ma dobbiamo riuscirci. Non possiamo farci sopraffare da questa xylella. Quella del patriarca è la storia di un sacrificio da cui ripartire per un'unione sempre più necessaria tra operatori del settore, istituzioni e ricerca, perché il patriarca è anche una battaglia, lunga un decennio, una battaglia da vincere.